una ripresa, quindi un periodo di stop costante, costo bene, per esempio con il gruppo, piano piano spero che siano in gruppo in modo sempre più sento la forma fisica, però comunque sono sperando con la squadra, sono pronto. La squadra visto che abbiamo portato tutte le partite in modo giusto, stiamo portando sempre le partite che dovevamo fare, sia in casa che fuori, con l'atteggiamento soprattutto giusto e l'atteggiamento che la mente di cui abbiamo intrapreso, dobbiamo portare avanti fino alla fine. Secondo me tra le due più per le caratteristiche delle squadre affrontate, perché per metodologia, comunque per tipo di calcio che vogliamo fare, un calcio aggressivo è più facile se l'altra squadra prova a imbattire delle azioni piuttosto che giocare solo di contropiede. Secondo me comunque anche le partite in casa che abbiamo fatto le abbiamo presentate nel modo giusto, siamo andati forse solo un po' di cattiveria nel chiudere l'azione, che comunque la mole di gioco è stata tanta e abbiamo creato anche diverse palle gol. Poi sono stati bravi anche gli avversari a concretizzare magari le poche occasioni che abbiamo concesso, quindi alla fine sono partite che sono andate così, però secondo me sono sempre state interpretate bene le partite che dovevamo fare fino adesso abbiamo sempre fatto. Sì, sicuramente siamo una scelta di vita e un'occasione per progressi di rilancio per cercare di partire in una piazza importante in Serie B. Sì, i miei obiettivi sono quelli di dare il mio apporto più possibile alla squadra e raggiungere l'obiettivo prima di squadra, che comunque non è la salvezza. E poi anche un obiettivo personale, comunque cercare di giocare il più facile possibile e fare il meglio possibile. Sicuramente come progresso ci sono molte squadre, forse la metà delle squadre del campione che puntano per la Serie A e hanno squadre comunque con un organico per provare a puntare la Serie A, quindi sicuramente è un campionato che potrà regalare tante sorprese, ci sono squadre che sulla carta hanno un partito come corazzati che adesso stanno faticando un po', sicuramente per una qualità che hanno arriveranno fuori alla distanza, però comunque un campionato che può regalare per regalare sorprese, quindi bisogna guardare partita dopo partita perché un attimo provate a giocare magari per la salvezza piuttosto che per i playoff, quindi secondo me sarà molto lieve di stato tra uno e l'altro, quindi bisogna guardare partita dopo partita e cercare di non aggrapparsi a uno piuttosto che all'altro.
Secondo me è una differenza destra sinistra, comunque è una tipologia di calcio che sviluppiamo sempre a me le parti. Per caratteristiche comunque io ho sempre fatto il terzino, magari sono più propenso anche alla fine offensiva, comunque con le partite che ho giocato con lì, che la tirata da subito un'intesa forte, quindi mi sono sempre trovati bene anche a sviluppare le azioni. Il nostro obiettivo è quello di imporre il nostro gioco agli avversari, a prescindere dall'avversario, quindi cercare di tenere qua l'altro possibile e sviluppare le azioni, a volte centralmente in base all'avversario, dove si concede di più, o centralmente sugli esterni. Quindi, nel senso, è solo più una cosa per caratteristiche, però il nostro obiettivo è sempre quello di imporre il nostro gioco tenendo il più possibile questo qua. Comincio a fare il terzo, sono ormai da 3-4 anni che ho cambiato ruolo, ho giocato diverse volte in difesa 3, sempre fatto il terzo di sinistra, devo dire che mi trovo molto bene come ruolo, forse per caratteristiche è quello che rispetto un po' di più il mio modo di giocare. Mi trovo molto bene anche per il tipo di calcio che vogliamo fare, un calcio aggressivo con certe azioni in avanti, quindi sto trovando molto bene con questo tipo di gioco. Comunque come ho detto prima è una serie B quest'anno che è un campionato, ho sentito dire tante volte campionato di A2, ma non è una frase fatta, ma sono veramente piatti importanti che potrebbero benissimo fare la Serie A, quindi è un campionato tosto. In Brescia è una grande squadra, ha un organico importante, punta a dei posti per arrivare a vincere la Serie A. Il Perugia arriva come in ogni partita fino adesso, preparando bene la partita, rimanendo sul pezzo e preparando ogni minimo dettaglio per cercare di mettere in difficoltà. Ovviamente loro verranno qua per fare la partita, ma noi dobbiamo solo lavorare per fare una situazione. Sì, ci sono diversi giocatori, diversi ruoli nella squadra che sono giocatori comunque di prospettiva che possono dire la loro, e non andrei a uno, ma ce ne sono diversi, insieme di ogni, comunque sono giocatori giovani, ma ce ne sono diversi, anche per fare l'esempio ce ne sono tanti in squadra, ma comunque sono entrati tutti con la mentalità giusta e sono entrati tutti nell'ottica giusta di mentalità di calcio che vogliamo portare. Vuole portare il mister e tutta la squadra, quindi sicuramente noi magari un po' più grandi dobbiamo cercare di fare rimanere tutti su questo, cioè di dare qualche consiglio per migliorare e migliorarsi anche da soli, quindi comunque l'obiettivo è sempre quello di cercare di rimanere tutti su questo e formare un gruppo che deve arrivare ai risultati che si sta. Sì, abbiamo parlato anche prima, forse per me è stata più una differenza per caratteristiche di squadre affrontate rispetto a gare interne, a gare esterne. Però forse la differenza è stata che nel fatto di essere qui in casa magari abbiamo tirato tanto e realizzato poco in trasferta come si deve essere qui. Allora, c'è soddisfazione perché comunque fino adesso, come ho detto prima, l'atteggiamento non è mai stato sbagliato in nessuna partita, anche la partita di Ascoli per affrontare, comunque è stata affrontata nel modo giusto e è stata decisa dai bisogni, così come tutte le altre partite, quindi
siamo contenti da un lato e c'è un po' di rammarico perché alcune partite magari possiamo raccogliere di più per quello che abbiamo creato, per la prestazione che è stata fatta, però comunque dobbiamo essere anche contenti, guardare il bicchiere mezzo pieno e pensare alle prestazioni comunque che sono fatte da qui cioè dall'inizio fino ad ora. Sicuramente la prima cosa è stata quella di rimanere concentrati sulla squadra, però sinceramente non ero mai stato a visitare l'Umbria e non avevo mai visto Perugia come città e mi sono rimasto molto affascinato dal centro storico e secondo me è particolarmente bello e affascinante. Poi comunque ci sono posti in tutta l'Umbria che sono posti veramente belli, che meritano di essere visti, quindi sono rimasto affascinato. Sì, abbiamo avuto modo di studiarlo e stiamo preparando in settimana, come ogni partita, stiamo preparando cercando di curare un minimo particolare, perché la cura nel dettaglio quello che più adesso sta facendo fare la differenza tra virgolette. Sicuramente è un avversario difficile da affrontare, è un organico importante, ha quattro obiettivi sicuramente diversi dai nostri. È una squadra forte, è tutta la Serie A, quindi verrà per fare. Sicuramente loro potevano tutte le partite per vincere, perché se guariva in Serie A l'obiettivo era sempre quello, ma noi stiamo lavorando bene in settimana e arriveremo pronti alla partita. Non è una domanda banale, è una domanda interessante. No, sicuramente fino adesso diciamo che abbiamo avuto un rendimento difensivo direi ottimo, per scendere le cose in campo, ma io quando ho un rendimento difensivo parlo di squadra, non solo dei difensori. Comunque i difensori sembrano una presa fatta, ma sono gli attaccanti, soprattutto il nostro modo di giocare è quello che ci sta facendo fare il salto di qualità sotto questo punto di vista. Sicuramente loro hanno un attacco forte, non devo essere io a dirlo, ma è una cosa agli occhi di tutti, quindi dovremmo fare una partita attenta e rimanere concentrati dal primo al 95esimo per cercare di affinare la loro qualità offensiva. Come ho detto prima, è stato sotto questo punto di vista veramente altalenante, perché comunque queste partite magari a Cremona che ogni mezza stagione magari siamo riusciti a finalizzare, mentre altre partite abbiamo creato tanto e sempre più per fuoco. Sicuramente è una cosa che va lavorata in settimana, allenamento dopo allenamento, ma comunque abbiamo una più forte, abbiamo dei giocatori di qualità. Quindi secondo me è un problema relativo, tra virgolette, ma è una cosa momentanea. Dovrebbe preoccupare di più se ogni partita arriviamo a creare magari solo una o mezza palla gol, invece comunque a livello di gioco e anche di movimenti offensivi riusciamo sempre a creare le difficoltà agli avversari e arriveranno momenti magari in cui facciamo due tiri, due gol in ogni partita.